Però ragazzi, cioè, si riesce a fare una scarpa da lento che pesa molto di meno delle altre e molto più reattiva delle altre. Secondo me è il sogno un po' di tutti i podisti perché... Fino a 10 anni fa il concetto di intersuola non era quello che rappresentava per il podista amatore il principale criterio di scelta di una scarpa da corsa. Ma poi, con il passare del tempo, grazie soprattutto ai due colossi del mercato, questi due colossi ci hanno fatto capire che in effetti la parte centrale della scarpa sia il cervello della scarpa stessa. E Skechers, azienda americana che sta cercando di investire molto in Italia, questo concetto l'ha capito davvero bene, al punto tale che con queste Skechers GoRun Ride 9 ha inventato qualcosa che prima non esisteva. Senza paura di essere smentito, credo che l'intersuola Hyperburst di Skechers sia una delle migliori presente sul mercato, se non addirittura la migliore. Peccato che la disponibilità nei negozi di questa scarpa sia davvero limitata, altrimenti sentiremmo sicuramente parlare di questo Hyperburst più frequentemente e sicuramente molti dei podisti amatori la utilizzerebbero sia sulle mezze maratone che sulle maratone. Tra l'altro la mia manager mi ha detto di essere più conciso nelle recensioni, se volete avere maggiori dettagli scrivetemeli qua sotto, sappiate comunque che stiamo cercando di migliorarci sempre di più e in effetti sarebbe davvero molto manageriale se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe e tecnologia nella corsa, cosa che cerchiamo di fare in maniera dettagliata ma al tempo stesso portando la nostra esperienza di podisti amatori. Ad ogni modo, ecco le specifiche: 233 grammi, sì, avete capito bene, drop 6, 34 mm nel tallone, 28 nell'avampiede. Le Skechers GoRun Ride 9 sono una scarpa davvero molto leggera, addirittura ulteriormente leggera rispetto alla versione precedente. Sappiate che comunque la value proposition di questa scarpa è che l'azienda ha deciso di ulteriormente ammorbidire le mescole, cosa che vi permetterà di correre con questa scarpa quasi come se fosse su un cuscino. Le Ride 9 offrono un rimbalzo incredibile, soprattutto grazie alle scanalature flessibili permettono una corsa davvero fluida, anche grazie all'M-Strike che è presente come design nella scarpa stessa. Paradossalmente l'unica vera limitazione è legata al fatto che questa scarpa è adatta solamente per i podisti neutri. Se il vostro angolo di pronazione fosse superiore a meno di 10 gradi vi suggerirei di provare altrove, altrimenti questa scarpa secondo me è una delle migliori presenti sul mercato. Ci sarebbero ulteriori cose da dire, soprattutto per esempio che il battistrada in Goodyear è davvero fantastico. Lascio però la parola al prodepodista che ci spiega tutti i segreti di questa scarpa. Sappiate comunque che se la volete comprare troverete qua sotto i link di Sporttime Mantova, così come di Running Warehouse, che questa scarpa online ce l'hanno davvero. Per chi invece la volesse cercare nei negozi, il sito Skechers contiene una lista di store locator dove questa scarpa potrà essere provata. Link qui sotto. Nel frattempo, stay strong, keep running. Io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao! Hai bisogno di qualcosa che ti vede un po' in sbattimento? Andrea, mi hanno detto che i nostri reels sono davvero molto belli e che tu sei molto contento di farli, ma oggi invece parleremo delle Skechers GoRun Ride 9 di cui abbiamo fatto l'unboxing qualche settimana fa. Cosa ne pensi di queste scarpe che hai utilizzato a Livigno in maniera molto importante? Le GoRun Ride le ho usate in maniera importante, ma perché continui a dire Livigno? Io ero a Bormio, ho fatto 2 giorni che ci siamo visti a Livigno, ma lo sai che ero venuto lì apposta per correre con te. Che poi hai corso molto bene con me, non sono riuscito a starti dietro, quindi figurati, sei stato proprio cattivissimo. Siccome qualcuno mi ha detto ha fatto arrabbiare Milani, questa la voglio raccontare, guai a te se la tagli. Ci siamo presentati a Livigno per correre con te, per aiutarti a fare il medio, e te dopo circa 200 metri ti sei messo a fare 3000 senza dirci niente. Questo è stato l'arcano. Comunque, ne pensi di questa scarpa? Diciamo che la GoRun Ride messa al piede, ti dico, molto meglio la GoRun Ride 8 perché è più leggera e
sembra quasi più morbida. Usata, ti dico, molto meglio della Gorra Ride 8 perché sembra più leggera e più reattiva. Mi aveva lasciato un pochino perplesso la Gorra Ride 8, anche se era una bellissima scarpa, l'Hyperburst che pesava abbastanza, invece in questa qua si sente la leggerezza della mescola. È una vera scarpa da lento ma leggerissima, quindi io davvero credo che l'Hyperburst sia la mescola migliore. Lo dico sottovoce perché credo che sia anche meglio dello Zoom X. Il problema è che continuano a non spingerlo abbastanza, perché è una mescola leggerissima, super reattiva davvero, ma davvero tanto, e si riescono a fare delle suole abbastanza importanti, cioè delle intersuole abbastanza importanti con la scarpa che rimane comunque leggera. Beh, poi metterò in sovraimpressione il primo allenamento che abbiamo fatto assieme con quelle scarpe, quindi si vedrà il ritmo che abbiamo seguito. Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Allora, ecco, questo è un problema tra virgolette, perché sono scarpe da atleti abbastanza leggeri, quindi direi almeno sotto i 75 kg, ma almeno per fare i lenti sicuramente sotto i 70 kg secondo me, e sotto i 75 kg invece le potremmo utilizzare anche per fare qualche lavoretto spinto. Sì, però sono per podisti amatori evoluti, secondo me è una delle migliori scarpe per noi podisti amatori evoluti. Per quali ritmi, come stavi dicendo, le utilizzeresti? Guarda, sono una scarpa eclettica, si può dire, una scarpa sicuramente per fare i lenti, per farsi lenti in comodità, ma sono delle scarpe che all'occorrenza spingono abbastanza. Questa è una scarpa di quelle che io definisco la round, dopo che la Pegasus 37-38 mi avevano tra virgolette fatto dubitare sul loro utilizzo, loro invece diventano una scarpa sia per lenti, sia per lavori al medio, sia per variazioni. Sono scarpe che secondo me le possiamo usare quindi tranquillamente dai 3.20 in su, quindi dai 5.30 secondo me ai 3.20 si riescono ad utilizzare. Ovvio, 5.30 magari mi durerà un po' di meno perché immagino che si spiattellino un po' di più, a 3.20 invece sono un po' al limite, però per essere una scarpa da lento secondo me hanno fatto un'ottima scarpa. E cosa ne pensi della tomaia che è cambiata rispetto alla versione precedente, che era in knit, invece questa è un po' più classica e tradizionale? Tomaia classica, adesso è un po' piena di terriccio perché abbiamo corso comunque in sterrato, molto sterrato. A me la tomaia piace tanto perché comunque non crea grossi problemi, per di più non vedo dei grossi vantaggi ad avere una tomaia in Flyknit o classica. Abbastanza traspirante, abbastanza, però mi ricordo che un giorno sono arrivato a casa fradicio, le scarpe erano fradice, però beh, quello credo che sia un problema mio. Conchiglia ottima, non mi ha dato problemi, bella, una bella conchiglia, non si piega. I lacci si sono slacciati forse solo una volta, quindi forse colpa mia. Linguetta mi sembra super, mi è sembrata super, non mi aveva creato problemi, sono di quelle abbastanza piccoline, sottili, ma morbida, sembra vellutino, quindi zero problemi anche lei. Parlavi dell'Hyperburst, che è la nuova tecnologia di Skechers per l'intersuola. Raccontaci un po' quali sono le caratteristiche che hai notato a livello di corsa. Allora, mi ricordo quando è uscito il boost di Adidas che dicevano mescola super leggera, morbida e super reattiva. Ecco, io lì con il boost non l'avevo trovate queste caratteristiche, mentre con l'Hyperburst invece lo trovo. E poi vabbè, la pronuncia gliela lasciamo dire a Max, magari mettimi sopra una voce Hyperburst. L'intersuola è fantastica, la mescola è fantastica, a me piace tantissimo. È un po' diversa sulle Gorra Ride perché sembra un pochino più pesante e un poco meno reattiva rispetto alle Gorra Azor, però ragazzi, cioè, si riesce a fare una scarpa da lento che pesa molto di meno delle altre e molto più reattiva delle altre. Secondo me è il sogno un po' di tutti i podisti, perché è vero che l'etro devo far lento, ma se ho voglia di tiracchiare un pochino posso farlo. Cioè, immagino a chi fa, e li conosco, i medico, le ghost, che fai fatica a spingerle, con questa scarpa qua diventano facile. Invece a livello di battistrada, che cosa ci dice? Hanno aggiunto il Goodyear e poi soprattutto hanno una tecnologia M-Strike che consente di correre meglio chi va di mezzo piede. Cosa ne pensi? Ti dico che è vero, è una scarpa che favorisce chi corre di avampiede, anche se ha comunque una buona protezione anche nel tallone con l'intersuola.
Dopo 300 km vedo che si è pochissimo, anzi in qualche parte si vede ancora la zigrinatura del battistrada, quindi direi super. Ho corso su tanto sterrato, non ho avuto problemi, ho corso addirittura a 3,40, 3,35 su sterrato, non mi è mai scappato via il piede, quindi ti direi che quello che devono fare lo fanno. Dal tuo punto di vista, Andrea, quanto pensi che sia la durata di questa scarpa? E a livello di stabilità cosa ne dici? Durata secondo me non gli 800 km soliti, ma secondo me almeno un centinaio di meno, perché comunque ecco, forse è l'unico problema dell'Hyperbus che dura un pochino di meno, però secondo me 700 km ormai sono arrivato a dire che sono anche abbastanza, quindi direi 700 km la durata massima della scarpa. Ovvio, per dei pesi sotto i 70-72 kg fai sopra, secondo me dureranno un po' di meno. Con la stabilità non dico il punto negativo, perché dopo quando me lo chiederai te lo ripeterò, è stato l'unica cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso. Sono scarpe assolutamente per supinatori e per neutri. Dopo qualche chilometro, dopo un centinaio 200 km, ho sentito un pochino cedere all'interno la mescola, però ripeto, con una mescola così, con tanti pregi, questo difettino qua glielo possiamo passare, perché non si può essere perfetti, a meno che nella prossima scarpa metteranno un qualcosa che aiuterà, o allargheranno la suola, o metteranno qualche insertino. Secondo te, Andrea, quali sono i pregi e difetti di questa scarpa? Allora, pregi sicuramente è l'Hyperburst e la suola in Goodyear, quindi reattività davvero e ammortizzazione e tenuta, tanto grip, tomaia classica, quindi direi che per me è bene. I difetti secondo me, che durano un pochino meno delle altre, e questo problema di instabilità, che ripeto non è eccessivo, però c'è, quindi un pronatore secondo me non le riuscirà a godere abbastanza, perché non hanno proprio protezione. Al dire vero, scarpa americana sono un po' tutte così, la loro idea è di non mettere troppi inserti antipronazione. Invece, ultima domanda, quando testeremo le Skechers Razor XS, che tra l'altro abbiamo visto ai piedi del nostro amico Cosimo? Questa domanda non devi porre a me, ma agli amici di Skechers. Noi le aspettiamo. Io continuo a dire mettetele sul mercato, perché secondo me sono tra le scarpe migliori che ci siano, quindi le aspettiamo in larga scala. Mi piacerebbe vedere spesso gente che corre con le Skechers. Tra l'altro mi hanno detto, se si possono comprare sicuramente su Running Warehausen, su Sport Time Mantova sono a disposizione, vi mettiamo il link qua sotto. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.